Ora che abbiamo calcolato la costante elastica della molla, dobbiamo calcolare l'angolo di massima inclinazione del pendolo. Allora utilizziamo l'altra trasformazione di energia da cinetica a potenziale gravitazionale. Quindi mv alla seconda uguale 2mgh, la massa del pendolo si semplifica e da questa equazione qui posso ricavare l'altezza raggiunta dal pendolo con la formula inversa v alla seconda diviso 2g. Vado a sostituire i valori, ricordiamo che il pendolo partiva con un metro al secondo di velocità, quindi un metro al secondo al quadrato diviso 2g e troviamo che vale circa 5,1 cm, questa è l'altezza del pendolo. Ma la domanda era l'angolo di inclinazione massima. Allora ricordiamo il solito procedimento secondo cui il filo è lungo L, ma si può vedere suddiviso in due segmenti, uno è H e l'altro è il cateto adiacente all'angolo alfa, quindi L coseno di alfa. A noi serve trovare l'angolo alfa, quindi ricaviamo L coseno di alfa come sottrazione tra tutto il filo, tutto L, meno H, tutto il segmento meno questo l'ultimo pezzo. E quindi con la formula inversa ricaviamo coseno di alfa che è uguale a 1 meno h fratto l, quindi 1 meno 5,1 diviso 80 che è la lunghezza del filo. Le unità di misura non le scrivo nemmeno, tanto si semplificano. Alfa è l'arco coseno, o sarebbe il coseno alla meno 1, di questo valore che è circa 0,936 e questo angolo è quasi 21 gradi, 20,6 gradi. Questo è l'angolo di massima inclinazione del pendolo nel suo punto più alto.